Sì, perché con il mio procuratore già a marzo avevamo deciso di, avendo l'opportunità di poter scegliere, essendo a scadenza, di fare la scelta migliore per il mio percorso. La nostra intenzione era comunque quella sì di confrontarmi dopo due campionati di Serie B, di provare a confrontarmi con la Serie A. Però non c'è stato niente di così, un progetto comunque che ci soddisfava e qua invece ce n'è uno molto importante, anche se è in una categoria inferiore, però c'è tutto per far bene. La proprietà mi ha voluto tanto, perciò non ci ho messo tanto a dire sì a Cremona. Da parte mia c'è tantissimo entusiasmo perché comunque il campionato di Serie B è difficile ma entusiasmante. E ogni partita te la devi giocare fino alla morte perché anche le più piccole possono portarti via punti importanti. Ho l'entusiasmo e sono venuto qui perché anche il direttore mi ha prospettato un progetto importante con una società solida e l'obiettivo è sicuramente fare meglio dell'anno scorso e vedere durante l'anno come va. Lavorare con giocatori forti che ho incontrato tante volte, con Antonio ci ho giocato insieme, abbiamo vinto anche un campionato. Io mi metterò a disposizione del mister, poi per me anche un modulo nuovo che ho fatto poche volte in carriera, perciò sarà un modo anche per migliorare, per mettere qualcosa in più nel mio bagaglio tecnico, tanto. Ma come sempre, anche l'anno scorso a Verona eravamo i favoriti insieme al Palermo e poi abbiamo fatto molta fatica e siamo entrati a 10 minuti dalla fine nei playoff, perciò è sempre imprevedibile. Sicuramente è importante creare un gruppo che mi hanno detto che c'è già, perciò questo è già un grosso passo in avanti e poi appunto avere continuità perché l'importante è appunto non riuscire a non perdere punti con le piccole perché in Serie B è più livellato rispetto alla Serie A dove c'è tanta differenza, perciò l'importante è avere continuità e solidità. Più che altro per un uomo, perché in quel momento il calciatore era venuto in secondo piano, lì era l'importante, la cosa che mi interessava di più era poter camminare. Fortunatamente nel giro di pochi giorni dopo l'operazione mi hanno subito detto che quella parte lì era salva e che potevo tornare a fare la mia vita normale e perciò lì già era il massimo per me. Poi lo scoprire nei mesi successivi che avevo l'opportunità di tornare a giocare e fare quello che ho sempre amato di fare è stato un plus, ma l'importante lì era riuscire a fare la mia vita normale e lì dovrò ringraziare per sempre tutto lo staff perché sono stati veramente fantastici. Ho da terzino l'anno scorso, ho fatto un po' di volte, però l'ho utilizzato una decina di volte in carriera, ma la maggior parte delle volte magari per ottenere risultati l'ultima mezz'ora. Dall'inizio ci avrò giocato 4-5 volte, però so fare tutti e tre i ruoli della difesa e sarò a disposizione del mister. E appunto imparerò un modulo e troverò pian piano affinità con questo nuovo modulo. E a lavorare proprio con dei preparatori sull'aspetto fisico, adesso dovrei abituarmi un po' al gioco di squadra e tutto. Ieri sera hai visto la squadra? Sì, sono andato lì allo stadio, sì. Ecco, cosa hai provato? Fra le due, con la ex e con la È nuova. stato un po' emozionante rientrare allo stadio dalla parte opposta, perché anche quando ero nato in prestito negli anni a Verona non ero mai stato da avversario. E perciò mi ha fatto un po' l'effetto, però secondo me ci sono state cose positive, siamo stati bravi a recuperare la partita, perciò secondo me alla fine abbiamo anche meritato giustamente di passare il turno. Fino a un certo punto sicuramente all'interno ti dà autostima, però si deve sempre prendere con le pinze perché dipende dalla condizione, da tanti fattori. Sicuramente appunto per il fatto dell'autostima del gruppo e per il lavorare serenamente è positivo, però poi il campionato è tutta un'altra cosa, quando ci sono i punti in palio entrano tanti fattori in gioco. Ecco, vista da un difensore, perché l'anno scorso è stata la difesa.